Tinny e Sniffer. A volte, nella vita reale, l'amicizia tra animali può stupire di più delle storie che ci vengono mostrate nei film. Un esempio è la storia della strabiliante amicizia tra il cane Tinny e la volpe rossa di nome Sniffer. Tinny vive in Norvegia con il suo padrone, il fotografo Torgeir Berg, che ha anche documentato con varie foto questa insolita amicizia. A detta del padrone, a questi animali piace molto trascorrere del tempo insieme. Il furbo volpino, che alcuni anni fa ha iniziato a far visita alla ricerca di qualcosa di buono, ora è il loro ospite quasi ogni giorno. Non possono vivere neanche un giorno distanti, dice il fotografo. Corrono insieme, si divertono, fanno il bagno nel fiume e a volte dormono anche vicini, stretti l'uno all'altro. Prima non avrei mai creduto che ciò fosse possibile. Forse Tinny e Sniffer non sospettano neanche di essere animali di specie diverse, ma dalle parole di Torgeir sono molto simili caratterialmente. Amano i giochi attivi, fare il bagno nel fiume e passeggiare. Tutta questa storia ha consentito a Torgeir Berg di conoscere più da vicino la volpe, le sue abitudini e i suoi comportamenti. Questi animali sono talmente incredibili che mi piange il cuore al pensiero che migliaia di volpi come Sniffer vengano cacciate, crescano in celle ostili e poi vengano uccise per fare pellicce. Il fotografo ha intenzione di pubblicare un libro con le foto di questa toccante amicizia, per provare a cambiare l'idea delle persone su questi animali selvatici e devolvere i soldi ricavati a una campagna contro il business delle pellicce di volpe. L'ippopotamo e la tartaruga. Questa storia non è nuova, tuttavia va ricordata. Si dice che l'umanità abbia imparato tanto dagli animali, il che ovviamente è la verità. Non fermiamoci e continuiamo ad assimilare il meglio da loro. Hanno ancora tanto da raccontarci. Nel 2004, nell'Oceano Indiano, c'è stato un enorme tsunami. Quando le onde giganti si sono schiantate contro le coste del Kenya, un piccolo ippopotamo stava nuotando nell'oceano insieme al suo branco. L'onda ha afferrato il cucciolo e lo ha gettato contro le pungenti barriere coralline. Ma l'ippopotamo è stato fortunato. Il giorno dopo, gli abitanti di un villaggio vicino lo hanno trascinato a riva. Probabilmente non è stato un lavoro semplice, poiché il piccolo all'epoca pesava già quasi 300 kg. All'ippopotamo è stato dato il nome di Owen. Si pensava all'inizio di sistemarlo con altri ippopotami in un branco, ma non era possibile. Il maschio più anziano avrebbe percepito l'intruso come una minaccia e lo avrebbe ucciso. Per questo fu deciso di portare il piccolo in una riserva. Qui, si capisce, non c'erano altri ippopotami, poiché non sono una specie in via d'estinzione, e tutti pensavano che il cucciolo di ippopotamo avrebbe vissuto in solitudine e sarebbe stato depresso. Ma invece Owen ha trovato un'amichetta, una tartaruga gigante di 130 kg, di nome Nzi. Un'amicizia del genere non si era mai vista in natura. Alcuni esperti ritengono che Owen, alla ricerca della madre, fosse stato attratto dalla forma rotonda di Mzi e dal suo colore grigio, simile a quello di un ippopotamo adulto. La tartaruga, di un terzo più grande dell'ippopotamo, all'inizio non voleva affatto trovarsi un amico e semplicemente ignorava Owen, così come le altre tartarughe, le antilopi e gli altri animali. Ma Owen insisteva, non si allontanava di un passo, e così una volta i guardiani della riserva hanno visto l'ippopotamo dormire vicino a Mzi. La mattina dopo, il fotografo Peter Grest ha immortalato la coppia, e la foto ha fatto il giro del mondo. Un anno dopo lo tsunami, il rapporto tra i due è migliorato, e i due sono diventati amici inseparabili. Ora Mzi e Owen si svegliano a vicenda quando è il momento di mangiare, scorrazzano insieme in acqua per ore e si stringono l'un l'altro ogni notte. I guardiani confermano che Owen addirittura si comporta molto spesso come una tartaruga. Mangia lo stesso cibo di Mzi e non presta attenzione alle prelibatezze amate dagli ippopotami. Dorme di notte e non durante il giorno, proprio come le tartarughe. L'attrazione di Owen verso Mzi si può spiegare in via di principio con la necessità di una madre per un figlio. Gli ippopotami sono animali socievoli e in questo senso sono pronti a legarsi con chiunque si trovi a portata di mano, mentre con le tartarughe è più difficile.
La dolcezza e i comportamenti socievoli non gli sono propri. Eppure, Zi segue in tutto Owen, gioca con lui e allunga il collo affinché l'ippopotamo la possa leccare. I due hanno addirittura elaborato una sorta di comunicazione vocale. A detta del direttore della riserva, non si tratta del ruggito degli ippopotami o del pigolio delle tartarughe, ma di un leggero piagnucolio che inizia uno e continua l'altro. Sembra che canticchino insieme. Ma questo idillio deve essere interrotto. Owen è già molto giocherellone e tanto forte, spiega il direttore. Per questo può ferire MZ casualmente in qualsiasi momento. I ricercatori ritengono che gli ippopotami troveranno una lingua in comune e che MZ potrà tornare dalle altre tartarughe. Il beluga e il pinguino. In questi tempi non semplici, molte aziende in tutto il mondo abbassano i battenti per cercare di limitare la diffusione del virus. E Shedd, l'Oceanarium di Chicago, non ha fatto eccezione. È stato chiuso per quarantena. In passato accoglieva circa 2 milioni di visitatori all'anno. Nonostante la chiusura, i lavoratori hanno trovato il modo di divertire le persone attraverso i social. I guardiani hanno permesso ai pinguini di ispezionare il territorio. Il video è diventato virale sul web. I pinguini Edward e Annie hanno passeggiato per tutto l'Oceanarium, hanno imparato a fare accoglienza e hanno visitato gli altri animali. Il pinguino Wellington, passeggiando per l'Oceanarium, ha attirato l'attenzione dei beluga. Le balene belle e curiose hanno visto per la prima volta questo animale. Magari sono rimasti spiazzati dal completo bianco e nero, dalla sua bassa statura o dall'andatura goffa. In natura, l'incontro di un beluga con dei pinguini è praticamente impossibile, poiché vivono ai poli opposti. Il beluga è un'insolita specie di balena dentata. La sua particolarità è il colore. Diventano grigi solo in età adulta, ma da piccoli sono azzurri o azzurro scuri. I beluga ricordano un po' i delfini, forse per l'espressione sorridente. In confronto al corpo, la testa del beluga è piccola e mobile, il che conferisce buona manovrabilità durante la caccia. Possono comunicare tra loro, servendosi di suoni e di ecolocalizzazione. Sarebbe divertente osservare come questi rappresentanti di due specie completamente diverse si studino a vicenda. Tra l'altro, lo stesso Wellington si è interessato ad alcune specie di pesci di acqua dolce. L'elefante e il cane. Ed ecco ancora un'altra insolita storia d'amicizia. Nello zoo safari californiano di Myrtle Beach, un labrador di nome Bella è amico di un elefante africano di nome Bubbles. A detta del padrone del cane, gli animali hanno stretto amicizia a causa dell'amore comune verso l'acqua. Quando l'elefante entra in acqua, il cane spesso si siede sulla sua schiena o in testa, usandole a volte come trampolino per i tuffi. L'amicizia tra il cane e l'elefante suscita di continuo l'interesse degli ospiti della zona naturale protetta. A detta di Bhagavan Antle, direttore del parco californiano, Bella si è semplicemente innamorata del buon Bubbles a prima vista. Bubbles è rimasto orfano quando era ancora piccolo. Nel lontano 81, i suoi genitori furono uccisi dai bracconieri in Africa. L'elefantino fu salvato dai collaboratori dei servizi di controllo, che gli cercarono un posto in uno zoo, poiché da solo nella natura selvaggia non sarebbe sopravvissuto. A causa delle sue misure abbastanza grandi, nessuno lo voleva. Il parco californiano decise allora di aiutare l'elefantino, prendendolo con sé. Così l'elefante africano finì dall'altra parte dell'oceano e conobbe Bella, il cane di uno dei lavoratori. Ora l'elefantino è cresciuto considerevolmente e pesa 4 tonnellate. Bella è diventata la sua migliore amica e non si allontana di un passo dal grande Bubbles. È piacevole osservarli, in particolare quando si trovano in acqua. Bella ama arrampicarsi addosso a lui e poi gettarsi in acqua. È il suo divertimento preferito, specie quando Bubbles lancia una pallina e Bella si tuffa per prenderla. Con chi altro potrebbe divertirsi così? Dice ridendo Bhagavan Antle. Bella e Bubbles sono amici da 2 anni e amano mangiare insieme, fare il bagno, sdraiarsi sull'erba e giocare con la pallina da tennis. Bubbles è anche una celebrità locale. È già riuscito a recitare nel famoso film Ace Ventura: Missione Africa, insieme a Jim Carrey.
Va notato che l'elefante africano Bubbles e gli altri suoi amici sono parte del programma della Fondazione della California del Sud per la conservazione delle specie selvagge in via d'estinzione. Secondo gli ultimi dati, in natura sono rimasti circa 500-600.000 elefanti africani. Gli animali sono esseri stupendi. Possono aiutarsi a vicenda, fare amicizia e volersi bene. I rapporti amichevoli tra loro non sono rari e sono emozionanti per noi. Se il nostro video vi è piaciuto, lasciate un like. Grazie per la visione e a presto!